Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. E ancora seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Avvenimento eccezionale. Nella Bibbia, i profeti dell'Antico Testamento hanno annunciato con precisione certi fatti storici molto prima di quando poi sono avvenuti. Le loro profezie riguardo avvenimenti ancora futuri sono altrettanto certe. Al di sopra di tutti gli eventi annunciati ce n'è uno, davvero eccezionale, che può realizzarsi da un momento all'altro. Nessuno ne conosce la data, ma ogni cristiano deve aspettarlo con fervore e gioia perché si tratta del ritorno del Signore Gesù per prendere con sé tutti quelli che hanno creduto in Lui e sono stati salvati. Prima Tessalonicesi capitolo 4 versetti 15 a 17. A questo annuncio la parola di Dio aggiunge molti indizi che dimostrano che quel momento è vicino. L'indifferenza delle masse per l'Evangelo, una parte della cristianità che ha solo più l'apparenza della pietà, ma ne ha rinnegato la potenza, come è scritto in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 5, e ancora la rinascita dello Stato ebraico, Ezechiele capitolo 37 versetto 21, e così via. Sono tutti segni che mostrano l'imminenza del ritorno del Signore per rapire la sua Chiesa, cioè l'insieme di coloro che per la loro fede sono diventati figli di Dio. Questa attesa del Signore dovrebbe staccarci dalle cose del mondo e fare di noi dei ferventi testimoni, sempre pronti per partire verso il cielo. Gesù ha fatto ai Suoi questa promessa: «Tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi». Giovanni capitolo 14, versetto 3. Che questa meravigliosa prospettiva ci rallegri e ci spinga a proclamare con urgenza il messaggio dell'Evangelo. Che il Signore ci benedica.